Sindaco, che interventi possono essere effettuati in quest'area che è particolarmente frequentata dai bambini? Sì, ci sono interventi urgenti, come tutti possiamo vedere, e poi interventi un po' a breve e medio termine, perché nell'intervento a medio breve termine ovviamente si può provare a fare qualcosa di più ampio. Si stavano guardando, che so, i muretti per magari ricoprirli, per evitare che i bambini possano farsi male, una migliore cura dal punto di vista del verde urbano, e quella è una cosa che giustamente non è possibile fare immediatamente. Invece quello che faremo immediatamente è risolvere il problema dei tappetini, e questo già ho avuto rassicurazioni che potremo farlo veramente subito. E poi anche mi dicevano che c'è un problema di illuminazione, e anche quello, a qualsiasi costo, anche noi stessi comprando il necessario, ovviamente assicureremo un'illuminazione adeguata, il minimo di illuminazione adeguata, queste cose subito. Poi però un'attenzione va fatta per un intervento un po' più significativo. A proposito di aree per i bambini, si reclamano interventi anche nella zona dello Stazzone, dove c'è il tappetino in buone condizioni, da dove mancano i giochi. Sì, anche quello è tenuto in considerazione, così come la possibilità di immaginare altre aree per i bambini in altre zone della città, perché come sappiamo e ci diciamo continuamente, i bambini è come se fossero dimenticati in questa città, hanno un ruolo, sono il nostro futuro, hanno un ruolo fondamentale e meritano particolare attenzione, a partire dal loro luogo deputato ai giochi, che è E fondamentale. ritiene che entro l'anno si potrà arrivare alla sistemazione di questo e alla collocazione dei giochi allo Stazzone? Questo lo dobbiamo verificare una volta che adesso si definisce il bilancio, che è ormai ammannito, dobbiamo soltanto definirne un po'. Ovviamente dipende dall'entità dell'intervento. Se è un intervento che passa da una progettazione e da un finanziamento, realisticamente noi entro l'anno non possiamo avere l'opera compiuta. Intanto un intervento anche più piccolo, che ne consente una migliore fruibilità, quello verosimilmente può essere fatto. Qui alcuni giorni fa un gruppo del Movimento 5 Stelle ha effettuato un sopralluogo dando la disponibilità all'acquisto del tappetino. Se confermeranno questa disponibilità, voi accoglierete? Ci mancherebbe, però pare che questo problema del tappetino sia risolto, quindi la loro buona volontà magari può essere utilizzata anche per altre cose. La buona volontà dei cittadini è sempre ben vista e ben accetta, ci mancherebbe, la collaborazione è massima dal mio punto di vista, però a quanto pare questo è un intervento che immediatamente possiamo gestire e fare.